Salve a tutti, ben trovati in un nuovo video. Oggi sono qua per registrare un Frog and Answer question, ovvero le vostre domande. Se ne avete altre, scrivete qua sotto che in questo periodo giulizio in cui appunto non andrò al lavoro, mi impegnerò e cercherò di registrare un po' di questi video per rispondere alle vostre domande, anche per conoscerci meglio, anche se comunque penso che in quasi 6 anni che sono qua sul tubo, no, forse sono già 6 anni che sono qua sul tubo, di domande ne ho risposta molte. Comunque, partiamo subito. Chiara Sandi chiede: ciao Sami, avrei un paio di domande. Cosa pensi del satanismo? Non acido, naturalmente. Cosa ti piace di più, praticare nel paganesimo, divinazione, tarocchi, erbe, spiritualità, eccetera? Allora, io spesso penso che i satanisti, soprattutto quando sono in giovane età, siano un po' bimbo minchia. Ora, non accoltellatemi, please. Nel senso che spesso il fatto di definirsi satanisti è una semplice controtendenza di oh, sono figo, sono satanista e credo in Satana, sacrifichiamo gatti, eccetera. Spesso credo che chi si definisce satanista, chi usi il pentacolo rovesciato, chi utilizzi le croci rovesciate, qualsiasi altro simbolo rovesciato, spesso sia semplicemente una fase passeggera. Del satanismo inteso come spiritualità, io rimango della mia idea che chi finché non si fa del male al prossimo e nemmeno tantomeno a se stessi, si possa praticare quello che si vuole. Sinceramente non è una filosofia che condivido, quella del satanismo. Però, ve l'ho detto, finché non si fa il male a se stessi o agli altri, si può fare quello che si vuole, l'ho sempre pensata così. Mentre per quanto riguarda cosa mi piace di più del paganesimo, divinazione, spiritualità, io adoro fare le meditazioni, sento comunque quando faccio le meditazioni mi sento in pace, diciamo, con me stessa, mi sento equilibrata, mi fa stare davvero bene. E un'altra cosa che adoro appunto del paganesimo è quando si ritualizza tutti quanti insieme, che si condividono sensazioni che abbiamo avuto, esperienze. Qualsiasi cosa, la condivisione comunque è al di fuori anche proprio del face to face, ma anche semplicemente grazie a internet da adesso è possibile scambiarci opinioni anche con persone che sono dalla parte completamente opposta del globo. Ecco, a me questo qua piace davvero tanto. La parte forse che mi piace più del paganesimo è appunto la condivisione, ma la condivisione è quella sana, nel senso che io faccio una cosa, mi fa piacere condividerla, quindi la condivido con te, con te, con te, e mi piace parlarne e metterne in discussione. La condivisione a livello, questa cosa l'ho pensata io, è partorita così, non si può cambiare niente, non sono pronta al dialogo, quella lì forse è la parte che mi piace di meno. E ci sono un sacco di pagani che si sentono la massima autorità, si sentono il papa del paganesimo e che non vogliono mettere in discussione niente di quello che hanno fatto del loro operato, niente di niente. Ecco, quello là mi dispiace un po' e sinceramente non mi piace questa parte del paganesimo dove si credono tutti quanti arrivati. Paolo Emilio Solzi mi chiede: ciao Jamila, ho visto che ogni tanto ti esprimi a favore dei vaccini, anche se non hai mai fatto un video specifico sull'argomento. Vuoi parlarci un po' per farci sapere meglio la tua opinione e offrire qualche spunto di riflessione a chi ti ascolta? Allora, sì, diciamo che avendo studiato chimica, avendo comunque studiato una materia scientifica, è quasi normale essere a favore dei vaccini. Sinceramente mi spaventa un po' la tendenza che si ha ultimamente del non vaccinare, del non credere nei medici e credere più a quello che si trova su internet. Si ritorna lì. Internet è un grandissimo strumento che è stato messo nelle nostre mani, però va anche saputo utilizzare. È ovvio magari avere paura, mettere in discussione, però alla fine, per quanto riguarda soprattutto i vaccini, non ho mai voluto fare un video perché mi sarei, cioè, sentita al pari degli antivaccinisti, nel senso, non essendo un argomento che ho studiato. Perché appunto ho studiato chimica, non assolutamente medicina e tantomeno biologia. Di conseguenza non mi sono mai voluta esprimere un video vacciniamoci tutti. Perché? Allora, io sono a favore dei vaccini per il semplice motivo che ovviamente con i vaccini si è aumentata tantissimo l'aspettativa di vita. Ci sono controindicazioni nei vaccini, può venire febbre, ma può venire, cioè esistono le controindicazioni per qualsiasi farmaco e per qualsiasi cosa naturale. Cioè basta pensare che comunque anche una pianta, se sei allergico, può ucciderti, un farmaco, se sei allergico, può ucciderti.
È giusto, magari se uno non si sente sicuro fare dei test, però mi sembra una cosa assurda che per l'egoismo di una persona che non vuole vaccinare suo figlio o non vuole vaccinarsi ci debba rimettere qualcuno che non può vaccinarsi e di conseguenza avrebbe bisogno dell'immunità di gregge. Sono d'accordissimo che le persone non vaccinate non possano frequentare gli asili, io addirittura farei tipo luoghi pubblici appartati per chi non si vaccina in modo che non possa infettare gli altri, perché appunto secondo me non vaccinarsi è un forte forte egoismo, perché è vero che ci possono essere appunto controindicazioni, ma è anche vero che se non ti senti sicuro nessuno ti vieta di fare i tuoi controlli, costano, perché ovviamente i controlli costano, però se ti senti più sicuro falli, ma l'importante appunto a parer mio è vaccinarsi. Ci sono tantissime malattie che appunto grazie alla vaccinazione siamo riusciti a debellare, così come il vaiolo, perché cioè, io parlo da anni 90, mia madre ha dovuto fare il vaccino del vaiolo, io non l'ho dovuto fare per il semplice motivo che in Italia adesso il vaiolo è debellato. Di conseguenza io mi sono potuta permettere di fare un vaccino in meno perché le generazioni prima di me si sono vaccinate e hanno potuto così impedire il propagarsi di questa malattia e anche l'evoluzione della malattia, perché bisogna tenere in conto anche questo. E poi dopo la chiudo perché appunto non voglio dilungarmi troppo, non essendo io un medico, un dottore o altro, che le malattie, ovviamente, se tu gli vai a fare un vaccino, si evolvono. Queste malattie, evolvendosi, cercano appunto di sopravvivere al vaccino. È una questione di adattamento, come esiste appunto per gli esseri umani che si sono evoluti, per gli animali che si sono evoluti. Ci siamo comunque tutti quanti evoluti da una singola cella per diventare, l'esploit di varietà che siamo oggi. E di conseguenza, così i virus, i batteri si evolvono quando incontrano appunto qualcosa a contrastarli. Ed è vero che le malattie piano piano si rinforzeranno, soprattutto se si usa per un raffreddore un antibiotico quando in realtà non ci vorrebbe. C'è un abuso di farmaci effettivamente molto alto. Ma è anche al contempo vero che non ci si può curare soltanto con le erbe, perché per quanto io anche io cerchi io stessa di curare sintomi più lievi, mal di testa, principi di cistite con erbe, con cose più naturali possibili, è anche vero che quando ho la febbre a 40 non vado a prendere roba zuccherata, ovvero le medicine omeopatiche, né tantomeno cerco di abbassarla con il propolio o con la vitamina C, cercando di rafforzare le mie difese. È una cosa questa che faccio prima. È vero che dei vaccini non bisogna abusarne, ma è anche vero che vanno utilizzati, perché se abbiamo un'aspettativa di vita così lunga è grazie anche al processo scientifico. E niente, la chiudo qua, spero che non ne venga fuori boh, non lo so nemmeno io. E passiamo all'altra domanda. Alessandra Rizzelli, mi presenti qualche pagano single? A parte questo mio desiderio, vorrei sapere se hai saputo se nella tua famiglia qualcuno era propenso al paganesimo, se leggeva le carte o faceva magia popolare. Io di me sarei curiosissima, ma a me di parenti ne sono rimasti pochi. La zia di mio padre leggeva le carte, ma non so altro. Allora, tutti i pagani single, non so che orientamento sessuale abbia tu, Alessandra, comunque uomini e donne interessate ad Alessandra, scrivete qua sotto. A parte la posta del cuore, allora, nella mia famiglia sono tutti quanti cattolici. L'unica persona che so che aveva queste tendenze, ma neanche troppo tendenze, era mia bisnonna, quella che, no, quando avevo già aperto il canale era già morta la mia bisnonna. È morta effettivamente sì, 8 anni fa. A gennaio sono 9 anni che è morta, il 25 gennaio, 20, no, il 23 gennaio è morta. E lei veniva sempre chiamata la strega da sua. Oh mio Dio, ora vado via con le parentele, dalla mamma di mia mamma. Lei era la mamma del babbo di mia mamma. E niente, appunto, era sempre stata chiamata la strega un po' con disprezzo, e quindi non so, magari forse lei aveva qualche cosa di poteri, di letture, però che facessero letture, che togliessero il malocchio, di questo non so niente, ma anche perché, come vi ho detto, dalla parte insomma, dei miei nonni la mentalità è un po' ottusa, un po' chiusa. Tant'è che il fatto che io sia pagana
pagana è saputo da tutti, ma facciamo tutti finta di non saperlo quando vado da loro. Ovviamente sanno che non sono cattolica, però evitiamo appunto di parlare di divinazioni, di robe così. Però ovviamente questo qui soltanto da parte dei miei nonni. Credo che la mia bisnonna, quella che è ancora in vita, non gliene importi niente di quello in cui credo, però il problema è la generazione successiva, il che sembra un po' una cavolata, ma al contempo potrebbe avere un senso logico. E quindi di preciso preciso non lo so, però comunque il fatto che io sia portata per la divinazione, soprattutto con i tarocchi, secondo me qualcosa nel sangue mi scorre, dai. Fede Sbrana mi dice, soprattutto, più che una domanda e una richiesta, di fare il video, quello che faccio con la Sabina, dove provo a parlare il rumeno, che ovviamente non è una lingua che io conosco, in altre lingue, soltanto che io qua di Arezzo non conosco altre persone, cioè, o perlomeno non ho una così gran confidenza con altre persone che non siano rumene, da tirarle in un video e provare a farlo questo qua. Io appunto cerco madrelingua per fare questa tipologia di video, perché se no ovviamente anch'io mi arrabatterei con qualcuno che studia, cioè, o sia mia cugina che ha studiato lingue, che o conosco diverse persone che hanno studiato lingue, però vorrei proprio un madrelingua per provare a parlare appunto la lingua madre dell'altro, che è intreccio. Rock is Dead mi chiede: comunque, un video che musica ti piace e film da consigliare? Allora, i miei gusti musicali, anche se può sembrare strano, spaziano davvero dalla musica classica al death metal, a Max Pezzali, al new metal, davvero comprendo tutto quanto. L'unica, vi posso dire, l'unica musica che non mi piace tanto è la musica che va di moda oggi. Non dico tanto quella che passano alla radio, ma quel rap scrauso di parole messe a caso che non ha senso né forma né orma. È l'unica musica che non mi piace. Diciamo che io non ho un gruppo preferito. Quelli che ascolto più spesso sono i Lordi, The System of Down, Max Pezzali. Ultimamente, mentre faccio la doccia, ho riscoperto passione music dance anni 60 e mi sto sfondando con gli FL65. Sì, lo sto dicendo in pubblico e lo sto ammettendo. Comunque la musica anni 90 è, diciamo, quella che per ora mi sento tipo vecchia, no? Che quando mia madre diceva: sì, dai, c'è la musica anni 80, che mi sono: ah, che palle sta musica vecchia, e ora faccio la stessa cosa: dai, musica anni 90! E niente, mi piace tantissimo. Non so perché ultimamente mi sono ripestata, mi sono ricercata su YouTube Hitmania Dance estate 99, cioè quelle canzoni che da una parte sono imbarazzanti da ascoltare, ma da un'altra bellissima. E Iacqua, mi ero dimenticata quanto in realtà li adorassi. Iacqua, mi piacciono tantissimo. Quindi l'unica cosa che mi sento di consigliare è questa. Mentre per film come film, sinceramente, da consigliare ultimamente non ho avuto scoperte ultra wow. Mi sono messa a guardare come serie TV The Stranger Things. Sto guardando l'ultima serie di Supernatural, ma la domanda appunto non era questa, era più incentrata sui film. E niente, credo di non avervi mai consigliato in realtà i miei film preferiti. Sapete tutti quanti se avete visto quello che non sai di me, il video ha un sacco di visualizzazioni, tra l'altro, quel video, forse dovrei farne un upgrade. Quel video lì parlava appunto del mio film preferito, che era Stay Alive, però adesso se ne sono aggiunti tantissimi che mi piacciono. Sono un po' trash, però se riuscite a trovarli, vi prego, guardateli. E sono Ultra Christ. Non vi voglio svelare la trama, vi dico soltanto che il protagonista è Gesù Cristo, che ritorna nell'epoca quasi moderna. I Pomodori Assassini e il Ritorno dei Pomodori Assassini, che sono due film meravigliosi, tra l'altro, dove il primo ci recitava George Clooney, che secondo me l'ha avvistato dal suo curriculum quando poi dopo è diventato famoso. Sono dei film davvero, davvero carini, però io ho dei gusti un po' particolari, mi piacciono i film trash, di conseguenza tarate un po' voi se vi può piacere o meno.
E niente, questo qui è tutto quanto. Mi sono dilungata tanto nelle domande appunto perché erano poche, così perlomeno ho avuto una scusa per ciarlare ancora di più. Quindi appunto, dopo quasi questo quarto d'ora di video, se avete altre domande da fare, scrivetemele pure qua sotto, che appunto in queste festività, prima di rientrare al lavoro, cercherò, di registrarle. Fatemi sapere anche se volete vedere qualche video in specifico e sappiate che questo alberino qua ve lo tirerò avanti fino a Imbolc. Ciao!